della nostalgia. Beh, ma che succede oggi? Semplice, deve venire da noi Shizuka e voglio che trovi tutto pulito. La mamma sarebbe felice se lo facessi tutti i giorni. Ah, certo, me lo immagino, ma io ho altri programmi perché oggi voglio giocare con Shizuka tutto il pomeriggio. Forse questa notizia ti interesserà di più. So che Shizuka sta preparando le frittelle e io posso chiederle di offrirne qualcuna anche a te se ne hai voglia. Cosa? Anche a me? Oh! Ma certo, e in cambio tu metterai via l'aspirapolvere, non è vero? Dovrebbe arrivare da un momento all'altro, però poteva anche anticipare, no? Ah, eccolo che arriva! Ma ci picchia com'è contento oggi, Nobita. A proposito, se arrivano le frittelle, posso anche dare fondo alle riserve che avevo tenuto. No, non ci credo. Ma sei proprio tu, Shizuka. Ma certo che sono io. E se non sbaglio, tu sei Ben, non è vero? È un sacco di tempo che non ci si vede. Sei diventata grandissima. Shizuka! Sei diventato grande anche tu? Che cosa fai adesso? Io mi sono iscritto a un liceo di Tokyo, ma prima di partire volevo rivedere il mio quartiere. Com'è cambiato? Quasi non lo riconosco. Scusa, Shizuka, ma io... La tua casa è ancora come ai vecchi tempi, vero? Sì, è vero. E dimmi, come stanno i tuoi genitori? Stanno benone. Vuoi passare a salutarli? Sono sicura che saranno felici di rivederti. Dici davvero? Allora accetto. Ehi, Shizuka! Oh, Nobita, sei tu? Ma lui chi è? Un vecchio amico. Un tempo eravamo vicini di casa, ma poi lui si è trasferito. Ah, capisco. Ne approfitto per scusarmi. So che oggi dovevamo trovarci, ma adesso non posso più. Che cosa? Che bella sorpresa m'hai fatto. Ma non è giusto! Doraemon! Doraemon, dove sei? Ragazzi, quanto tempo è passato? Beh, è una settimana che non mangio biscotti al cioccolato. Ne avevo voglia. Ottimo, ha un sapore che mi fa pensare al passato, alle torte che faceva la mia nonna. Ma che cosa dici? Quei biscotti li hai mangiati anche ieri pomeriggio. Sì, ma se pensi che sia passato tanto tempo, ti sembrano ancora più buoni. Basta usare questo. L'albero della nostalgia. Tutto quello che entra in contatto con questo ciuschi è in grado di evocare i ricordi dei vecchi tempi passati. Davvero? Fammi vedere. Nobita, che piacere! È una settimana che non ti vedo. Quanto mi sei mancato! Doraemon! Hai visto? Funziona bene, eh? È favoloso! Senti, non me lo puoi prestare un minuto? Sì, certo, volentieri. Ah, che bello! Già mi immagino Shizuka che mi salta il collo. Nobita, che piacere! Tanto che non ti vedo. Che piacere! Mi sei mancato tanto! Basta adesso, ho capito, però lasciami in pace. Shizuka! Shizuka, ci sei? Però è strano, eppure dovrebbe essere in casa a quest'ora. Ah, eccola, non mi avrà sentito perché è troppo immersa nella conversazione. E ti ricordi la casa giocattolo? E chi se la può dimenticare? Tu fingevi di essere mia moglie. È stato un periodo davvero meraviglioso. Hai ragione. Cena è pronta, mio caro. Prendi, minestra di fagiolini. Comunque io mi ricordo anche un'altra cosa. E quale sarebbe? Il giorno che me ne sono andato ti sei aggrappato al mio braccio e non volevi più lasciarlo andare. Piangevi a dirotto, eri disperata. Ti prego, portami via con te. Io speravo che ti fossi dimenticato di quella scena, che vergogna. Dopo che te ne sei andato mi sono sentita terribilmente sola, sai? Ehi, Shizuka! Shizuka! Ciao, Nobita, che piacere, è più di una settimana che non ti vedo. Sì, effettivamente è più di una settimana. E che cosa vuoi? Niente di speciale, avevo solo voglia di vederti, tutto qui. Andiamo a fare un giretto insieme. No, mi dispiace, è venuto a trovarmi un amico che non vedevo da 4 anni. Ci vedremo domani a scuola. Doraemon! Nobita, 4 anni sono difficili da battere. Sì, capisco, ma non si può fare niente. Forse sì, credo che basti spostare le lancette dell'orologio 5 anni indietro. Yuppie, sento già la vittoria in pugno. Che bello, evviva, Shizuka uscirà con me. E ho smesso. Ah sì, capisco. Ciao ragazzi.
sbaglio o quello era Nobita? Certo che lui! Ehi, Nobita! Aspettaci! Ciao! Quanto tempo! Era ora che ti facessi vedere! Sono passati 5 anni! Sapessi quanto ci sei mancato, amico! Ma siete veramente contenti di vedermi? Che domande fai? Certo che siamo contenti, siamo tuoi amici! Mi sembra quasi un sogno, ancora non ci credo! Non sei cambiato per niente, sei ancora quello di un tempo, Nobita! Certo! Devi venire a stare da me per un po'! Non vorrei disturbare! No. Andiamo, che cosa ti è successo? Tu non sei mai stato un tipo timido! Ma sì, non fare complimenti, Nobita! Guarda, un UFO! Aspetta, dove corri? Stai andando? Perché non vuoi venire da me? Sapere che cosa stiamo facendo? Non lo so, ma non abbiamo tempo da sprecare con Nobita. Andiamocene. Giusto. E chi vi aveva chiesto niente? Maleducati! Devo stare attento alle persone che incontro. Potrebbe essere pericoloso. Oh, Nobita, sei proprio tu! Non ci posso credere! No, lui no! Devo scappare! Vieni! È un vero piacere rivederti! Sapessi quanto sono stato in pensiero per te! Dove eri finito, Nobita? Sono anni che non ti fai vedere a scuola! Ho persino pensato che ti vergognassi dei brutti voti che ti davo sempre! Mi sono sentita in colpa! Invece eccoti qui sano e salvo! Che piacere, Nobita! Tu non immagini quanto sia contento! Non faccia così, non è il caso! Sì, ma adesso non ti lascerò più andare via! Vieni da me e passeremo tutta la notte a chiacchierare, mio caro. Ecco, io avrei da fare. Che strano, si può sapere che cosa sto facendo qui? Ma che cosa fai lì per terra, Nobita? Dovresti essere a casa a fare i compiti anziché sonnecchiare per strada. La saluto. Dov'è la mia valigetta? Qui no. C'è nessuno, scusate. Ma no, io volevo solo essere gentile. Oh, coraggio, non abbia fretta di andarsene. Sono almeno 4 anni che nessuno riporta un oggetto smarrito. È una grande occasione. A me sembra di non aver fatto niente di così speciale, invece. Per puro caso, abbiamo ancora una cella libera. Se vuole può passare la notte qui, non faccia complimenti. Scusate, non vorrei disturbare, gente, ma quella valigetta è mia. Ah, è tua? Aiuto, aiuto, si sa che può. Aspetta, aiuto, aiuto. È un proprietario di un oggetto smarrito, non si presenta, non puoi andare. L'ho scampata bella. Finalmente sono arrivato da Shizuka. Però non sono solo, c'è qualcun altro. Oh, salve, prego, si accomodi. Venga dentro. Ciao, mia cara Shizuka, che piacere vederti. Quanto sei diventata grande, ti ricordi di me, vero? Sì, vagamente. Anzi, sì, mi ricordo. Ma sei sicura di ricordarti? Perché sono già passati 6 anni ormai. Cosa? 6 anni? Questo non ci voleva. Caspita, adesso che cosa faccio? Ma sì, certo, è molto semplice. Basterà riportare indietro le lancette ancora un po'. Ma questa volta esagero, così sono sicuro che nessuno potrà battermi. Che grande idea. Shizuka! Che piacere, è un sacco di tempo che non ci si vede, vero? Scusa, ma tu chi saresti? Ma come chi sono? Non mi riconosci? Sono Nobita, io mi ricordo di te. Sei sicuro? Mi dispiace molto, ma io non conosco proprio nessuno che si chiami Nobita. Non mi conosci? Che tragedia! Shizuka non mi ha riconosciuto e me ne sono dovuta andare. Non c'è giustizia a questo mondo. Ma lei non ti avrebbe mai potuto riconoscere. Ha impostato il dispositivo su 20 anni fa, Nobita. Voi qua non eravate nemmeno nati 20 anni fa. Come ti è saltato in mente una cosa simile? Dorai, come piove.